le necessità delle famiglie, dei club e di alcuni dei paesi più colpiti. Ovviamente noi siamo qui, abbiamo raccolto una cifra di 3.000 euro, abbiamo un assegno e ovviamente insieme all'assegno abbiamo anche un indirizzo di saluto alle famiglie dei club per testimoniare con questo piccolo gesto la nostra vicinanza, ma soprattutto la disponibilità a proseguire in tutto ciò di cui noi siamo capaci e che possiamo trasmettere anche materialmente, perché quelle comunità, in modo particolare le famiglie dei club che voi individuerete come destinatari di questo nostro piccolo pensiero, perché ritornino a una vita accettabile, a una vita serena, a una vita di pace e di migliore qualità della vita. Va bene? Prego. Ecco qua abbiamo anche un indirizzo di saluto. Io vi ringrazio e vi abbraccio da parte di tutta la nostra comunità che in questo momento vive questa difficoltà, ma vi sentiamo molto vicini a noi e questo è molto importante perché il condividere assieme questi momenti ci rende più sollevati e vi ringrazio in nome della Presidente Roberto e di tutte le nostre famiglie. Voglio solo dire che una famiglia è un gruppetto di persone dell'H di Carpi, è venuto a fare la testimonianza qua a proposito anche di questa brutta sorpresa che hanno avuto in maggio del terremoto, eccetera. Grazie. Bene, salutiamo gli amici dell'Emilia Romagna e diamo inizio all'assemblea. Abbiamo in cartellina anche quello che è un po' l'ordine del giorno. Su alcuni temi credo che siano abbastanza interessanti, che riguardano e scandiscono il lavoro che è stato svolto nel corso di questo anno. Noi abbiamo un anno sociale particolare, quello che intercorre tra un congresso e l'altro, che non è necessariamente un anno solare. Ma di sicuro è stato un anno intenso, un anno che ha visto il nostro sistema impegnato su alcuni obiettivi qualificanti, nell'intento di dare seguito e concretezza anche a quel manifesto che era il cantiere del futuro, che riprendeva obiettivi e anche programmi di lavoro da portare avanti. I temi più importanti li abbiamo già in qualche modo stressati. A partire da ieri in alcune focalizzazioni, nel mio intervento introduttivo, ma anche nei laboratori che abbiamo cominciato a realizzare stamattina, come anche nelle comunità aperte. Sicuramente l'educazione ecologica continua è un tema fondamentale e l'AICAT è impegnata a sostenere un percorso importante che si svolge attraverso il forum, nel tentativo complesso e faticoso di promuovere un cantiere che si faccia emergere e supportare programmi formativi che rispondano ai sempre più complessi bisogni emergenti dell'educazione continua. Con l'obiettivo, come si diceva stamattina nel laboratorio, di rendere sempre più partecipi e sempre rendere maggiormente accessibili i momenti anche di formazione e di aggiornamento. Gli incontri del forum di quest'anno, in particolare di Napoli e di Iglesias, sono stati un'opportunità sicuramente positiva, pur con fisiologici momenti dialettici, anche di condivisione ancora non raggiunta, su alcuni contenuti che ovviamente ci mettono di fronte anche all'esigenza di saper trovare sinergie e condivisioni sui modelli organizzativi e anche del saper fare insieme. Un sapere che in qualche modo supera un concetto, dicevamo, di educazione, anzi di formazione piramidale,
che non significa né appiattimento né svilimento delle competenze, ma significa invece anche allargare orizzonti, reclutare nuove risorse e competenze nella formazione. E sicuramente Napoli e anche Iglesias hanno segnato delle tappe fondamentali, ma di questo ne parlerà anche Mario Pellicciari, che farà e insieme a Ezio Picco, che faranno un po' il punto della situazione in assemblea, anche rispetto a ciò che è stato fatto, a ciò che in qualche modo è in atto, a ciò che potrebbe essere il nostro futuro prossimo nell'educazione ecologica continua, con delle sintesi di proposte che sottoponiamo anche alla discussione dell'assemblea. Sul versante delle associazioni credo che sia importante anche il lavoro a cui accennavo ieri nella relazione introduttiva, un cantiere che in qualche modo cerca adesso di entrare nel vivo della costruzione di competenze, di conoscenze, di una cultura dell'associazionismo che in qualche modo fa ancora fatica, al di là di alcune esperienze interessanti che possono essere anche messe in rete e conosciute per quella loro vivacità, per la loro capacità di costruire consenso. Anche qui in questi giorni abbiamo visto anche un nuovo modo, no, di essere associazione, o almeno di prefigurare un modo di essere associazione. Ma tutto questo ovviamente richiede che ci sia un mix tra competenze, conoscenze nuove, messe in rete di esperienze, e un programma anche in questa direzione credo che abbia bisogno poi di articolarsi in momenti anche formativi su obiettivi, temi e modalità di svolgimento. Di tutto questo ovviamente chiederemo a Roberto Sanna e al nostro presidente regionale Manfredo Bianchi, stavo dicendo Manfredi come Arcangelo Alfano, saranno loro un po' a ragguagliarci e a darci qualche informazione. L'altro versante importante, non è che non abbiamo lavorato quest'anno, la ricerca. Io sono particolarmente contento perché il lavoro sempre faticoso, sempre complesso, di riuscire a lavorare su dati non vecchi, non superati, ma abbastanza recenti. Credo che questo obiettivo siamo riusciti a raggiungerlo grazie, bisogna renderne omaggio, a un gruppo di lavoro che in modo molto costante e determinato riesce almeno con un anno dopo a darci un po' la fotografia della situazione oggi del sistema dei club. E allora una banca dati nuova, un progetto nuovo di banca dati che è partito 2 anni fa, credo che dopo questa fase di sperimentazione, di rodaggio, presenti accanto alle difficoltà anche dell'allenarci, no, alla continuità dell'impegno a livello territoriale, però ha perlomeno a livello, diciamo, di coordinamento centrale un gruppo che, come dire, non molla la presa ma è tosto e dà anche dei cronoprogrammi abbastanza interessanti. E credo che sia importante che questo tipo di ricerca, di fotografia, di mappatura periodica vada avanti, sia supportata anche da un lavoro del gruppo che esiste, venga raffinata e venga anche sostenuta nei suoi mezzi da parte dell'Associazione Italiana dei Club Alcolologici Territoriali. Credo che questo sia un aspetto importante, quindi credo che sia motivo di compiacimento anche della capacità oggi di essere più veloci e più aggiornati anche nel dare delle indicazioni, delle foto più aggiornate, no, della nostra situazione. Accanto a questo c'è anche uno sforzo di prospettiva. C'è un risultato, a parte la prospettiva. Un risultato è stato sicuramente la presentazione della ricerca sul capitale sociale, che è avvenuta a marzo all'Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano, fatta tra, sapete, Facoltà di Sociologia diretta da Folgheraiter e Leichhardt, che ha confermato quelli che erano degli studi preliminari, dei primi, diciamo, assaggi sulla valutazione, la verifica dell'esistenza di una capacità di capitale sociale da parte dei membri di club sicuramente più alta della media, non solo dei membri di club appena entrati ma anche addirittura della popolazione media di un territorio. Questo in qualche modo conferma come il club e i programmi territoriali siano veramente delle fucine di cittadini competenti e solidali, non solo in campo alcolologico ma anche nella costruzione di reti di comunità molto più ricche e articolate, e anche in vari settori,
non solo quello della protezione e promozione della salute. Ma tutto questo credo che sia anche importante poi vederlo come tanti passi in direzione di un progetto più ambizioso, su cui occorrerà trovare risorse, motivazioni e soprattutto anche voglia di lavorarci. Una ricerca che stamattina si diceva anche nella sessione abbia la prospettiva di saper mettere insieme su un progetto sperimentale una valutazione di quelle che sono sicuramente gli impatti sanitari virtuosi del lavoro dei programmi alcolici territoriali in termini di diminuzione di sofferenze alcol correlate, in termini di economia sanitaria. Una valorizzazione ancora di più del capitale sociale non solo individuale ma anche familiare, perché sicuramente nel seminario di Milano per esempio il capitale sociale è stato valutato sulla singola persona, invece è molto più importante valutare quello familiare e credo che sia una pista di ricerca importante, ma anche capire il livello, capire e valutare il livello di benessere delle nostre famiglie, delle nostre persone anche nei contesti in cui vivono. È un progetto sicuramente ambizioso. Su questo io chiederei poi a Emanuele Sorini, che in qualche modo ci sta un po' lavorando, di ragguagliarci un po' anche rispetto a queste prospettive del futuro. E ovviamente è una esplorazione sulla fattibilità, che significa anche valutazione di costi, ricerca di partner e tutto quello che determina. Un altro tassello importante, un altro fronte di lavoro di quest'anno dell'associazione, vado verso la conclusione del mio intervento, è stato sicuramente un altro passo in avanti sulla strada di costruire un progetto di comunicazione che sia capace di entrare nelle reti della comunicazione di massa. Stamattina credo che i due giornalisti, sia il direttore del Tirreno ma anche l'amico Antonello, in qualche modo ci hanno rimandato come quest'anno anche dal punto di vista mediatico delle notizie di agenzie il nostro congresso abbia avuto una visibilità che negli altri anni era molto molto difficile avere, e credo che questo sia anche un po' l'obiettivo di, attraverso la capacità di incidere nella comunicazione, di farci creare culture e soprattutto di cambiare anche una cultura su una comunicazione che sia etica, rispettosa rispetto sia all'attendibilità dei messaggi scientifici sia rispetto all'attendibilità del lavoro che i club alcolici territoriali, i programmi territoriali fanno nella comunità. Credo che questo sia un obiettivo importante che passa attraverso un lavoro di continuo aggiornamento e di ristrutturazione del sito web. Anche stamattina abbiamo un po' ragionato con Roberto Graffiti, con gli amici dell'area tecnica per questa esigenza. Questo comporterà, come dire, un lavoro continuo. La possibilità attraverso l'area comunicazione, ecco, di una risorsa che forse noi non conosciamo. Guardate che noi col nostro sito abbiamo la possibilità di aprire centinaia di mail, caselle postali, cioè nel senso che indirizzi dedicati. Per cui se noi immaginiamo una rete in cui ogni club, ma diciamo ogni ACAT, forse a questo punto anche ogni ARCAT, perché sono molto realista, se riuscissimo almeno a partire dalle ARCAT per poi arrivare ai club, noi potremmo contemporaneamente far girare in modo veloce tutte le informazioni su iniziative e attività che la Frediana qui col suo gruppo fa, la facciamo girare per tutto lo stivale. Cosa che invece fare con i nostri soliti giri. Credo che questo sia anche l'aspetto virtuoso di una comunicazione sistemica che utilizza le reti di internet. Per cui lo faccio presente attraverso la segreteria ICAT e comunicazione@icat.net. Chi vuole, a livello di singolo club, a livello di ACAT, a livello di ARCAT, può da subito avere una sua mail dedicata che lo mette nella rete anche della comunicazione, del progetto di comunicazione dell'ICAT. Abbiamo stamattina inoltre avuto notizia della conferenza di Trieste, una presentazione grazie a Francesco Piani. Credo che il suo intervento riconosca nei fatti l'importanza del contributo di una realtà come l'ICAT in quella sede, e anche l'invito a essere presenti non solo in una sessione che riguarda l'associazionismo, ma anche il delicato e cruciale tema della formazione, impegni l'ICAT in prima persona ad essere presente un po' in modo trasversale in tutta la conferenza.
E come direttivo uno degli impegni che ci siamo assunti è quello di produrre anche un documento in cui andiamo a esprimere un nostro pensiero sull'alcolologia italiana, sul contributo che realtà come la nostra possono dare in termini di cittadinanza sociale per il cambiamento della cultura e cosa noi siamo disposti a fare e cosa noi chiediamo anche alle regioni che sono le realtà più vicine in cui poi i nostri programmi, con cui i programmi nostri dialogano e interagiscono. Credo che questo sia un passaggio importante. Altro progetto che parte da quest'anno, appena avremo anche un via libera del Ministero, è un progetto che il Ministero del Welfare ha approvato all'AICAT, il primo progetto ministeriale che l'AICAT vede riconosciuto nella sua storia, che è il progetto Giovani per i Giovani. La mattina abbiamo fatto una riunione un po' dei rappresentanti regionali, un progetto che serve a valorizzare il protagonismo dei giovani dei club, e abbiamo visto che qui le risorse ci sono perché il messaggio di salute, di solidarietà, di libertà e di bellezza della vita che i giovani dei club vivono possono trasmettere con gli altri. Allora è un progetto che serve a valorizzare e ottimizzare le risorse e le esperienze che già esistono, a supportare le esperienze che sono in via di attivazione, ma anche a creare finalmente una comunicazione anche mediatica con tutto il mondo giovanile che non conosce ovviamente o fa fatica a riconoscersi nel messaggio della sobrietà. Un progetto che ha anche un partenariato internazionale con la rete europea di Active e che quindi vedrà anche la collaborazione dei giovani, degli amici che l'anno scorso sono venuti a Riva e che quest'anno per un incidente dell'ultimo minuto non sono riusciti a essere qui, ma anche loro fanno parte di questa vicenda. Un progetto ovviamente nazionale, un progetto che tenderà anche questo a creare un ulteriore nodo della rete di comunicazione che stiamo cercando di fare. Allora, tutto questo senza però dimenticare la necessità di non abbandonare alcuni temi cruciali, immagino anche il monitoraggio delle scuole alcolologiche territoriali che ci devono dare il corso dei nostri ritardi o delle nostre capacità nel promuovere una educazione ecologica continua che significhi anche cambiamento della cultura sociale, della comunità, quanto questo strumento oggi noi lo utilizziamo, quanto ancora sia una risorsa non valorizzata. Credo che questo sia un impegno importante che oggi l'AICAT si assume anche nel voler rilanciare un gruppo di lavoro che faccia da monitoraggio, cioè di vedere regione per regione cosa sta succedendo nei programmi delle scuole alcolologiche territoriali. La chiusura della campagna dell'ESAT non poteva significare, credo che questo sia un impegno innanzitutto doveroso, un abbandono di questo tema. Adesso occorre invece cercare di lavorare a livello regionale e dare alle regioni, è il caso di dire, la responsabilità di continuare e di sviluppare questo lavoro. Sicuramente un monitoraggio svolto dall'AICAT può essere di supporto in termini di verifica critica, ma anche di stimolo, di supporto, di sollecitazione, grazie anche al lavoro che poi i forum territoriali che sono partiti dopo il forum di Napoli potrebbero sicuramente dare. Chiudo ovviamente non dimenticando la nostra dimensione internazionale. Il senso di responsabilità che noi abbiamo rispetto ai nostri amici di tutti i continenti ci spinge oggi a considerare la necessità di un momento anche in cui ripensiamo in modo sereno sull'opportunità di una capacità di dialogo a livello internazionale dei nostri programmi, ma una capacità di dialogo culturale che rispetti anche il pluralismo delle scelte. Noi vorremmo che in qualche modo si arrivi a costruire un momento dove si ragiona sull'attualità di uno strumento come quello che avevamo in qualche modo contribuito in modo determinante a far nascere, che era la UACAT, abbia senso, ma abbia senso in una dimensione nuova, dove riconosciamo il pluralismo delle esperienze, dove riconosciamo l'opportunità sulla base di questo pluralismo di avviare un confronto fecondo, dove ovviamente ci sia una capacità anche agile, che faccia i conti anche con i problemi strutturali e delle risorse economiche, però di permettere di creare una vera rete. Credo che è un obiettivo etico che noi abbiamo, un obiettivo che vogliamo perseguire in un modo costruttivo. Non abbiamo interesse ad avanzare primogeniture o
pretese egemoni verso nessuno. Vogliamo che ciò che abbiamo contribuito a costruire funzioni e che soprattutto chi in qualche modo si prenderà cura, se ci sarà la possibilità di questa rete internazionale, abbia a cuore il rispetto delle specificità culturali di ogni realtà. Ciò detto, mi fermo qui, gli argomenti di dibattito sono tanti, io passerei la parola a chi deve affrontare il primo tema che riguarda l'educazione ecologica continua, che è il signor Ezio Picco. Allora, buongiorno a tutti, io sono Ezio Picco, la mia famiglia appartiene al Club di Cumiana, provincia di Torino, e sono al servizio del cambiamento delle famiglie e della comunità nel Club di Villa Franca Piemonte. Allora, il mio compito adesso è quello di illustrarvi un attimino quello che è stato il percorso del forum nazionale prima della formazione e cercare in qualche modo, molto brevemente spero, spiegarvi come si è arrivati alla denominazione educazione ecologica continua, scusate. Allora, c'è anche una presentazione che mi sostiene perché non... Ok. Allora, possiamo andare avanti? Sì? Dovrei andare avanti io qui con il mouse, ma non va bene. Allora, il tema affrontato è quello del forum nazionale e i primi passi dei forum territoriali, quindi c'è stato un percorso che a partire da San Cerbone a Lu. Sì? Allora, intanto devo dirvi una cosa, la mia è una formazione prettamente tecnica, no? Non sono di certo un umanista. E l'altro giorno, quando mi accingevo a preparare questa breve presentazione, ho letto un articolo su una rivista tecnica, una rivista di meccanica, di Henry Ford. C'è una citazione che credo si possa vestire bene su quello che stiamo cercando di fare. Quello di mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo. Questo è, credo che sia quello che anima tutto il lavoro che si sta facendo. Allora, il percorso da forum permanente della formazione a forum... Va bene. Al forum permanente dell'educazione ecologica continua. Ma intanto cerchiamo di capire, anche perché alcuni non hanno ancora forse neanche sentito parlare del forum, o perlomeno ne hanno sentito parlare, ma... Cerchiamo di capire che cos'è il forum. Intanto il forum è un luogo di condivisione del sapere esperienziale e di quello cognitivo, un incontro del mondo della formazione e le reti associative dei club. Allora, intanto è comunque una palestra, perché noi siamo comunque sempre in movimento e abbiamo bisogno comunque, per far crescere la nostra educazione, di allenarla, no? E per allenarla, la nostra educazione, dobbiamo farlo attraverso il fare insieme. Il fare insieme però
vuol dire, nell'educazione ecologica continua, farlo in un contesto paritario ed orizzontale, dove tutti hanno gli stessi diritti di portare il proprio pensiero, le proprie opinioni e i propri progetti. E in questo luogo si discutono le questioni inerenti alla sensibilizzazione, all'approfondimento di tematiche che riguardano il mondo dei club, lo sviluppo di abilità e competenze, la ricerca, l'educazione al servizio associativo, quindi c'è anche questo collegamento con il lavoro del cantiere delle associazioni. Il tutto comunque, scusate, non si vede una parte, ma nel rispetto del metodo di Udolin, dell'approccio ecologico-sociale. Il forum intanto non decide nulla, ma propone, ha un compito di consultazione e di concertazione, quindi non ha un potere decisionale, ma è quello di stabilire delle linee guida, che siano comuni in tutto il territorio nazionale. E chi sono gli attori che partecipano al forum? Alle attività possono partecipare tutti i membri di club, e questa volta ho scritto famiglie e servitori insegnanti, ma credo che d'ora in avanti sia utile parlare solo di membri di club, senza, sapendo benissimo di chi stiamo parlando. Il tutto, queste persone si coinvolgono nelle attività formative in un'ottica di servizio, quindi al servizio del sistema dei club. Il percorso. C'è stato il primo incontro del forum nazionale, è stato a San Cerbone, a Lucca, dove c'è stato l'avvio di un rinnovamento profondo, condiviso, alle volte dialetticamente acceso, su temi costruttivi del fare assieme, ma anche su criticità e sull'adeguamento del club dentro una comunità che è cambiata. Quindi i temi sono abbastanza ampi in questa prima fase, si cerca di capire dove è bene incominciare a lavorare. A Napoli e Verona nel 2009, a Rimini e San Benedetto del Tronto nel 2010, sono le tappe fondamentali in cui si gettano le basi di un futuro dell'educazione continua. Sono obbligato a essere molto conciso perché ho cercato di fare una sintesi dei forum, ma sono venute fuori 8 pagine, non sono stato capace a fare di meglio, quindi... Allora, il percorso accelera. A Centrale di Zuliano, nel febbraio del 2011, per la prima volta si è fatta strada il termine Forum Permanente dell'Educazione Continua. Quindi lì è stata la prima volta che si è parlato di Forum Permanente dell'Educazione. Perfezionato poi a Casalguidi nel giugno del 2011 in Educazione Ecologica Continua. È proprio qui che prendono la vita i gruppi tematici specifici. Allora, i gruppi tematici specifici inizialmente sono stati quelli sul corso di sensibilizzazione, sull'aggiornamento dei servitori insegnanti e sull'educazione al saper fare insieme, che fino adesso era stata definita la formazione dei formatori. E oltretutto c'è stato l'idea di far partire la sperimentazione di un lavoro condiviso più capillare, quindi sui forum territoriali, dove chi non ha la possibilità per diversi motivi di essere presente al forum nazionale dell'educazione ecologica continua possa lavorare nel proprio territorio. Quindi dallo stimolo di Casalguidi, ripreso e rafforzato nel forum di Napoli nel gennaio 2012,
dove oltretutto sono state presentate le prime conclusioni a Napoli, dove si è concluso il lavoro dell'area tematica sull'aggiornamento dei servitori insegnanti e dove c'è stata una prima conclusione, ma non definitiva, rispetto al corso di sensibilizzazione, ha inizio un'sperimentazione per un'educazione ecologica continua, territorializzata e quindi capace di acquisire e rispondere alle necessità specifiche del territorio. Mi spiace che manca l'ultima riga, ma ad Iglesias nel giugno del 2012, questo è stato l'ultimo forum che si è svolto, continua il percorso di elaborazione e condivisione di un progetto nazionale di educazione ecologica continua nell'approccio ecologico-sociale e giungono qui le prime esperienze dei forum che si sono svolti nei vari territori, quelli che perlomeno hanno iniziato questa sperimentazione. Allora, le prime indicazioni che sono venute fuori, il forum territoriale è indispensabile, è fondamentale perché è accessibile e vicino alle necessità locali, favorisce il coinvolgimento attivo e partecipato di tutti i membri dei club che fanno propria la corresponsabilità dei percorsi dell'educazione ecologica continua. E un po' in molte conclusioni traspare un'esigenza di far crescere nuovi formatori nella culla dell'educazione ecologica continua. Fin qui quello che è già avvenuto. Quello che avverrà dipende da tutti noi, dall'impegno che metteremo. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, in tallo basso perché è una questione di... Uno stanello, mi sono dimenticato di introdurre. Ma non è problema, mi presento da me. Va bene, certo. Mi presento. Sono Mario Pellicciari, sono servitore insegnante nell'ACAT di Vicenza, quindi vengo dal Veneto. Oggi avete conosciuto un pezzo della mia famiglia che non avevo mai fatto vedere in giro in questo ambiente. Detto questo, io passo a quello che potrebbe essere, anzi, quello che proponiamo. Non sentite? Adesso sentite? Bene, grazie. Un progetto sperimentale che vogliamo sottoporvi e chiedervi dopo se cosa ne pensate, se è il caso che procediamo nell'ambito di questo percorso che abbiamo iniziato. Questo è un lavoro ovviamente che è stato presentato in direttiva e del quale abbiamo fatto una sintesi. Un lavoro che è stato prodotto da alcuni membri del forum, della segreteria del forum, è stato fatto da Ezio, c'è stata la Lorena Carpi, che oggi non c'è perché sta poco bene, Danello e anche da me. E, però questo non è il primo slide, no? Che è questa. Allora, questo mouse, con qual è che si usa? No, non funziona. Ah, non funziona. Ah, funziona adesso. Allora, questa è una proposta per una sperimentazione di lavoro dei forum territoriali per il forum nazionale che terremo nel febbraio del 2013. E il concetto è quello della territorializzare l'educazione ecologica continua. Il periodo in cui prevediamo questo tipo di sperimentazione è dal 2013 al 2015. Che cos'è il forum nazionale? Che cosa intendiamo? È il luogo individuato dall'ICAT per promuovere la collaborazione tra le reti associative, ACAT, ARCAT,
coordinamenti e così via, e le reti dell'educazione ecologica continua nell'approccio ecologico-sociale, al fine di realizzare percorsi condivisi di formazione e aggiornamento sulla base del riconoscimento di ruoli e compiti distinti, ma coessenziali perché complementari. Svolge altresì un ruolo di garanzia nella definizione e nella concretizzazione in maniera omogenea delle scelte dell'approccio ecologico-sociale sul piano dei contenuti, degli obiettivi, delle strategie di realizzazione dei programmi di educazione ecologica continua. Promuove un modello di lavoro funzionale che offre la possibilità a tutti i membri di club di partecipare in prima persona e alla pari ai vari momenti dell'educazione ecologica continua, come prima diceva Ezio. Favorisce quindi sperimentazioni concordate e controllate nella fedeltà delle idee importanti e fondanti del metodo Udolin. Io lo leggo a questa sintesi perché è il prodotto di più persone e voglio usare le persone, le parole che sono state condivise. Quindi possiamo parlare adesso di forum territoriale, che possiamo considerare uno strumento al servizio della territorializzazione dell'educazione ecologica continua. Il lavoro promosso dal forum permanente dell'educazione ecologica continua ha stimolato, dopo il forum di Napoli, l'avvio di una fase di sperimentazione dei forum territoriali come luogo del fare insieme a livello locale, che significa inclusione e coinvolgimento effettivi nel lavoro dei programmi ecologici territoriali. È opportuno che il forum territoriale sia espressione di un coordinamento territoriale capace di rappresentare la totalità dei programmi locali e che veda il coinvolgimento delle ACAT e di coordinamenti provinciali di esse, nonché dei rappresentanti dei centri ecologici territoriali esistenti e funzionanti, o anche di altre forme di coordinamento nel campo della formazione. Il forum territoriale non è un'ulteriore struttura né intende sovrapporsi ai compiti e alle attività delle associazioni. Anzi, attraverso di queste ultime si propone di facilitare la partecipazione delle famiglie al lavoro educativo, puntando su alcuni obiettivi precisi. Uno è lo studio, l'analisi e progettazione di una formazione territorializzata attenta ai bisogni emergenti ed interattiva con le risorse locali e nazionali. Ed anche l'organizzazione, lo svolgimento e l'ottimizzazione di corsi di sensibilizzazione e dei corsi di aggiornamento dei membri di club, famiglie e servitori insegnanti, come diceva prima Ezio. Come possono organizzarsi e funzionare i forum? Allora, al fine di rispondere ad un livello minimale di efficacia operativa che coinvolga il maggior numero possibile di membri di club, è opportuno che i forum territoriali presentino una fisionomia organizzativa che sia in sintonia con le peculiarità e le esigenze dei programmi territoriali. L'esperienza in atto di funzionamento del forum territoriale si sono finora concretizzate secondo vari livelli di articolazione: forum della comunità locale, forum regionali e forum interregionali. Queste sono le esperienze che abbiamo avuto a tutt'oggi. I forum dovrebbero interagire in modo costruttivo con le attività svolte dai coordinamenti, centri ecologici territoriali e funzionali dove sono presenti. Il contributo dei forum territoriali nei programmi di lavoro, cioè perché facciamo sì che crescano i forum territoriali, che contributo possono dare? Allora, i forum locali potrebbero avere un ruolo di supporto all'impegno delle associazioni locali sui seguenti obiettivi: l'approfondimento dei principi e della metodologia del lavoro sui temi attuali del lavoro dei club e delle associazioni alla luce del sapere esperienziali quali,
l'approccio familiare sistemico oggi con attenzione alle nuove modalità di convivenza familiare, club, associazioni e lavoro di rete, l'approccio antropospirituale e l'etica nel lavoro del club, l'approccio alla multidimensionalità della sofferenza, disagio psichico, problemi, alcol, droga, correlati, conflitti, ricadute. La ricerca nei programmi che tenga presente l'approccio antropospirituale, il cantiere delle associazioni, l'ABC del fare insieme, di cui dopo ci sarà Manfredo Bianchi e Roberto Sanna vi parleranno. La conoscenza e l'utilizzo di contenuti, modalità e strumenti per l'organizzazione e l'insegnamento nei vari momenti dell'educazione ecologica continua. Corsi di sensibilizzazione, corsi monotematici di aggiornamento, scuole ecologiche territoriali. Si prevede in questo percorso anche una banca dati sull'educazione ecologica continua. È auspicabile che ogni forum territoriale contribuisca alla creazione di una banca dati sull'educazione ecologica continua attraverso due modalità. Una rilevazione annuale degli eventi formativi svolti nei programmi territoriali, una rilevazione tramite una scheda informativa personale di servizio agli insegnanti impegnati nelle attività formative dell'educazione ecologica continua. Tale banca potrebbe essere organizzata da ogni singola ARCAT o anche da più ARCAT consorziate, come ad esempio nei forum interregionali. I dati aggiornati saranno trasmessi quindi annualmente all'AICAT. E quindi andiamo verso un coordinamento nazionale dell'educazione ecologica continua. La territorializzazione del lavoro di educazione ecologica continua promosso dal forum nazionale dovrebbe svolgersi garantendo coesione metodologica ed omogeneità dei contenuti, dei format e degli strumenti didattici da utilizzare nei programmi territoriali. Al fine di realizzare tale obiettivo è auspicabile che si individui nell'ambito del forum nazionale momenti di coordinamento tra AICAT, ARCAT e forum territoriali che si preoccupino di raccogliere informazioni, esigenze e proposte provenienti dai forum territoriali, armonizzare i programmi dei forum territoriali con le attività del forum nazionale. L'attività di coordinamento quindi dovrebbe essere una modalità funzionale di lavoro condiviso tra i seguenti progetti. Soggetti, l'AICAT, i forum territoriali, il coordinamento dei direttori, ogni gruppo di lavoro tematico del forum già attivo, esempio, corso di sensibilizzazione, aggiornamento ai servitori insegnanti e famiglie, educazione al saper fare insieme o di futura istituzione. Si propone quindi una sperimentazione nel periodo 2013-2015 con verifiche intermedie da svolgersi in occasione dei congressi AICAT ed una verifica conclusiva entro la fine del 2015 e di organizzare incontri di lavoro finalizzati ad individuare proposte operative sui contenuti e metodi di lavoro, laboratori, corsi monotematici, seminari, eccetera, da presentare al Forum Nazionale del 22-23 febbraio 2013. Questa è una data ovviamente che stiamo proponendo e speriamo che possa esservi concordare con voi. Con questo io ho finito per quello che riguarda. Apro una discussione se ci sono delle cose da chiarire oppure che ci sono passaggi che non sono chiari. Io questa è la sede e il momento.
bellissimo, chiarissimo tutto. Credo che i vari passaggi siano sufficientemente chiari, perché cioè quello che si propone a livello locale lo si vuole poi trasferire anche come metodo a livello nazionale e viceversa. È quello che continuiamo, che si dice da anni, su quella che è una cultura esperienziale circolare. E allora passo a te. Passiamo al cantiere. Vuoi dire qualcosa tu? Vuoi aggiungere? Bella. No, credo che sia stata fatta una ricostruzione del lavoro fatto, una sintesi e anche una proposta per proseguire anche dopo Iglesias, per lavorare sui contenuti e sulla metodologia anche di una sperimentazione anche concreta del saper fare insieme. Sicuramente Iglesias ha lasciato aperti alcune questioni che riguardano temi importanti, alcuni sicuramente già più sviluppati come l'approccio familiare, altri in via di definizione, anche come quello della comunicazione efficace nell'approccio alle situazioni di conflitto e ai problemi complessi, e un altro contributo importante era sul lavoro di rete. Ma adesso credo che il passaggio importante sia quello di andare poi a strutturare anche concretamente come coinvolgere i territori, le realtà nell'educazione continua. Quindi si tratta di individuare se questi temi possono essere concreti, se rispondono ai bisogni formativi, se ci sono altri contributi, se le modalità solite, corsi monotematici o laboratori, che è una nuova forma, possono essere più adatti. Credo che tutto questo in qualche modo noi dobbiamo anche ragionare come farlo. Però sarebbe anche importante arrivare al forum di febbraio, di fine febbraio, con dei gruppi di lavoro che comincino, al di là di quello che è un input che oggi nasce qui in assemblea, di lavorare su questo e anche di fare proposte addirittura integrative. Cioè, il dibattito è solo questo, adesso si tratta di vedere se c'è disponibilità in questa direzione, se ci sono suggerimenti, se questa è la strada giusta per andare a costruire, però entro tempi brevi e non con tempi biblici, no? Percorsi pratici, perché sennò qui, ragazzi miei, sono anni che rischiamo di ragionare dei problemi, di ragionare di quello che dovremmo fare. Dovremmo riprendere a lavorare seriamente e a verificare se gli strumenti di lavoro sono adatti. C'è qualcuno? Perfetto, grazie. Prego, Remo. Sì, sono Remo, sono del Friuli Venezia Giulia, servitore insegnante della CAT Basso Isontino. E io volevo in tutta la mattinata riuscire a dire due parole per esprimere un po' il mio disagio, perché di questi temi di educazione ecologica continua io ne leggo su Camminando Insieme, ma per quello che mi riguarda come ACAT Basso Isontino, non so se anche le altre ACAT della nostra regione, io mi sento al di fuori di tutto questo percorso. Dal forum l'ultimo numero di Camminando Insieme mi ha dato le informazioni che poi ho sentito anche qua, no? E anche riprese pochi minuti fa. Però personalmente, come servitore insegnante, mi chiedo a questo punto: ma tutto quello che viene detto qua è condiviso da tutti? Sono solo io che sono al di fuori di tutto questo? Ma se sono io al di fuori di tutto questo, forse dipende da qualcosa che succede da noi. Quindi questo è un problema che sento, non sento solo io, e veramente mi chiedo come noi alcune ACAT del Friuli Venezia Giulia, che vorrebbero collaborare, entrare in questo percorso, come possono farlo. Attivare un forum. Chi c'è?
ho solo bisogno di una precisazione perché francamente non ho capito l'ultimo intervento. Perché visto che è stato detto CAT come acronimo, de che? Non lo so. Credo che sia il signore che può dire. Che cosa intendi dire, Franco, con il problema dell'acronimo? CAT vuol dire due cose. È inutile che facciamo finta che non è così. Dietro la parola CAT vuol dire gatto anche volendo, in inglese. Potremmo che cavarcela così. In Nuova Zelanda l'avevano risolta così. Abbiamo fatto la settimana di sensibilizzazione a Lignano, non gli andava tanto bene la storia dei club, e quando vado a casa fonderò dei gruppi CAT, gatto. Pensati che a Padova c'è un, io passavo e c'è un negozio, vedo scritto CAT, ho detto guarda te dico che c'è la sede di un club, e dopo invece mi sono avvicinato, era centro di assistenza tecnica. Che sei anche al kit CAT volendo, certo. Che non so se sia il manuale del CAT, no, ma voglio solo sapere. Hai ragione. Arriva il microfono, arriva. Sì, ho parlato di ACAT, ovviamente noi almeno. La nostra ACAT sta per riconoscersi come club ecologico territoriale, però altre realtà della nostra regione non si riconoscono con questo nome. E questo è il chiarimento? No, è chiarimento. Adesso ho capito la tua posizione, no? Ma se il riferimento era solo a quell'ACAT che evidentemente è fuori dal movimento, non si è definito associazione, però movimento dei club degli alcolisti in trattamento, che lo vogliamo o no sarà funzionale, informale, ma esiste. Allora è chiaro che uno sta da una parte o sta da che altra, senza giudizio verso nessuno, però io da quello che ho capito questa ACAT fa parte dell'ICAT. In questo momento fa ancora parte dell'ARCAT e noi non vogliamo uscire dall'ARCAT Friuli Venezia Giulia. Cioè, ma ragazzi miei, però non si può essere musulmani e cattolici allo stesso tempo, Lo diceva molto bene Serra, non si può giocare con l'Inter e stare in panchina con la Juventus in una partita, che è una partita, non è mica una guerra. Credo che è molto semplice, Adesso l'appartenenza confessionale io la trovo piuttosto ridicola, no? Nel senso che però uno, cioè io non è che ho l'obbligo di stare dentro all'ARCAT Veneto, se voglio ci sto, se no, se mi sono simpatici, se condivido, se non condivido, arrivederci. No, però questo è un problema che secondo me deve essere, perché sennò stiamo su un'ambiguità rispetto alla quale sì, che la gente non capisce più niente, Perché sembra quasi che c'è un deficit di comunicazione che dovrebbe passare attraverso un'organizzazione che si chiama Associazione Regionale Club degli Alcolisti in Trattamento, dentro la quale c'è un'associazione dei club alcolologici territoriali momentaneamente all'interno dell'ARCAT in via di definizione. Mi sembra uno che c'ha l'amante, cara ti amo tanto, però sai, mi trovo meglio con l'altra. Salve, Manfredo Bianchi, ARCAT Toscana. Volevo esprimere un parere che non è solo personale, ma è quello condiviso da tutta la nostra ARCAT. Credo che un po' in tutti i territori nazionali viviamo questo momento di passaggio, di fratellanza più o meno riconosciuta, però io riguardo all'argomento specifico di oggi non credo che sia un problema di riconoscimento politico più o meno. Qua stiamo parlando di educazione ecologica continua. Quindi se io mi chiamo come mi chiamo, ma sono membro di club, voglio partecipare agli eventi formativi di una
o dell'altra parte, io credo di avere la libertà di poterci partecipare. Noi stessi in Toscana partecipiamo all'interclub degli amici dei club degli alcolisti in trattamento, ci scambiamo l'invito per i corsi, per i vari momenti di incontro. Chiunque può muoversi e transitare da una parte all'altra affinché possa riflettere su quella che è la scelta personale di come membro di club e in che direzione liberamente ognuno di noi può andare. E qui non c'è bandiere, non ci sono politica, non esiste niente. Negli ultimi periodi ero un attimino impegnato con l'organizzazione del congresso, non ho partecipato ai forum, però ho molti dei miei servitori insegnanti della Toscana che hanno partecipato a molti di questi eventi, non ne sento parlare neppure uno, è un richiamo ad intervenire, giochiamo in casa e quindi un po' di voci toscane mi farebbe piacere personalmente sentirle. Buonasera a tutti, mi chiamo Frabetti e sono di un club dell'Appennino Emiliano, provincia di Bologna. Sono un adepto, diciamo, perché sono entrato da poco in un club, a far parte di un club. Vengo da oltre un anno di astinenza, per cui mi sono fatto tutto il mio debito percorso. Sono stato invitato a partecipare a questo tipo di iniziativa e devo dire mi interessava, perché il problema c'è, esiste, e forse per cultura mia personale che non si è mai tirato indietro per quello che concerne il sociale, mi ritengo interessato a partecipare e a dare il mio contributo. Sinceramente l'ultima parte mi ha lasciato una grossa confusione in testa. Forse perché io sono profano di sigle, o perlomeno non ne mastico più come ne masticavo una volta. Non sono più abituato a masticare certi paroloni, sono più abituato a ragionare sul terra terra. Oggi qual è il nostro problema, secondo me? E ne abbiamo già discusso anche all'interno del nostro piccolo club, no? La necessità di uscire dalla realtà di club, in quanto tale, piccola, piccolo guscio protettivo all'interno del quale ci sentiamo tutti un po' cullati, ci sentiamo tutti più protetti e quindi più disposti ad esprimere quelle che sono le nostre problematiche e a ragionarci insieme e condividerle insieme agli altri per vedere di migliorarci e chiaramente di migliorare. Ma se questo lo facciamo solo per il nostro piacere, tra virgolette, passatemi il termine, non abbiamo risolto il problema. Il problema è fuori, il problema ce l'abbiamo fuori. Io è da pochissimo che sono venuto a conoscenza di queste realtà, ACAT, eccetera, non mi perdo nelle sigle perché veramente ho una grossa difficoltà. Sono più concentrato invece su quali sono gli strumenti che ci possiamo e ci dobbiamo dare come club per venire fuori. Io non capisco il ragionamento della eco solidale o cose del genere. Cosa vuol dire? Vuol dire stare meglio tutti, avere tutti una visione migliore di noi stessi ma anche della società che ci circonda, no? Partendo anche dal vissuto dei nostri piccoli problemi, perché nessuno qui si può dire salvo dal diavolo che è sempre dietro la porta, per cui cerchiamo, secondo me, di ragionare più terra a terra su che cosa possiamo fare, su come possiamo farlo. I giovani di oggi ci hanno dato un piccolo esempio, io sono rimasto molto scioccato ma anche molto piacevolmente stupito dall'impatto di un'iniziativa del genere, perché in un'immagine a tre parole ha riassunto una cosa. Non abbiamo bisogno di girarci d'attorno, il problema è questo, come è radicato nella società, nel bene o nel male, lo sappiamo, a meno che non ci vogliamo mettere delle fette di prosciutto davanti agli occhi. Oggi il problema che ci dobbiamo porre, secondo me, è quello di dire come ne usciamo,
che tipo di contributo noi club, ognuno nel proprio piccolo, singolarmente, riusciamo a darci la possibilità di essere visibili innanzitutto e di fare il nostro lavoro, quello per cui ci siamo dati e ci siamo assunti delle responsabilità iniziando questo tipo di percorso, ma che ci vede pronti e disposti a lavorare per andare avanti. Discutiamo di questo, perché se no altrimenti ci perdiamo in un fiume di parole che possono avere del senso, ma io faccio fatica a seguire un ragionamento del genere. Vorrei cercare di capire cosa possiamo fare, quali sono gli strumenti reali che io come club oggi ho in mano, tra virgolette, per aprirmi a questo percorso, perché di questo poi bisogna parlare. Abbiamo l'interclub, ma sono degli strumenti che, per esperienza mia personale, poi qualcuno mi contraddirà, sono legati a una volta al mese. Abbiamo fatica tra club a passarci le informazioni. Questo perché? Ci manca, cosa ci manca per avere questa rete che ci può poi permettere di essere rete capillare in grado di, perché altrimenti restiamo dei bravi ragazzi che si sono redenti o perlomeno pensano, sì, di viaggiare sulla via della redenzione, però ci fermiamo lì. Cosa, non voglio interromperti, possiamo darti una risposta? Aspetta. Ma è proprio lo spirito del forum, quello che tu stai citando, quello del mettersi insieme, del fare insieme, del trovare delle soluzioni per poter fare quello che è uno degli scopi del club, quello di incidere sulla cultura generale della comunità. Gli strumenti ci sono, ci sono gli incontri con la comunità, che chiamiamo ancora le scuole ecologiche territoriali di terzo modulo, ci sono i forum dove proprio per le esigenze del territorio nascono le idee, i programmi e le azioni soprattutto da attuare nel territorio. Quindi gli strumenti li abbiamo, non possiamo nasconderci dietro il dito, utilizziamo gli strumenti che abbiamo per poter lavorare insieme. Scusate, ma avevo chiesto la parola perché vorrei richiamarmi all'ultima frase che ha detto Baselli a proposito della UACAT nella sua introduzione, che mi è molto piaciuta, perché se si vuole essere davvero patrimonio dell'umanità, come io credo sia ogni nostro singolo club, e l'ho già detto anche al congresso dell'anno scorso, dobbiamo avere la capacità di guardarci per come siamo e di accettarci nelle nostre diversità, e quindi il pluralismo che lui richiamava rispetto alla UACAT credo debba essere una modalità anche nostra di questa assemblea e di questo congresso. Non ho gradito molto questa ancora rimarcare, che c'è già stato anche stamattina sulla lettura dei dati, della spaccatura che c'è stata rispetto alla diversa dizione dell'acronimo CAT. Preferisco chiamarlo CAT anch'io, gatto, nel senso che chiamiamola come un fischio, ma se siamo qui è perché siamo comunque dentro un percorso comune a cui siamo affezionati, a cui siamo attaccati, e partiamo da questo per andare a vedere gli ordini del giorno. Per venire all'ordine del giorno di adesso, cioè sul forum, io sono una di quelle che ha partecipato a uno dei primi forum, quello di Verona, e che avevo salutato molto
bene, insomma con entusiasmo, questa possibilità di parlare di formazione, che poi si è arrivati all'idea di educazione ecologica continua, tutti insieme, cioè, e non solo i formatori, quelli che erano stati formati dall'inizio, insomma, dal professor Udolin e dalle prime scuole di formazione. Il fatto quindi che si sia mantenuto e sia diventato uno strumento nazionale, il forum, sempre aperto a tutti, cioè a ogni singolo membro di ogni singolo club, anche della provincia più lontana, è stata una chiave di volta, perché ha rovesciato un po' il tavolo e ha messo insieme con pari dignità, certo differenze molto forti, culturali e di formazione e di esperienza dentro al mondo dei club, cioè dai direttori classici, i collaboratori più stretti del professore, all'ultimo che è venuto a fare questa esperienza del club. Questa è stata la rivoluzione più grande che si è fatta, questa apertura a tutti in pari dignità. Poi è chiaro che, e finisco, le differenze continueranno ad esserci, e allora qui arrivo, giusta l'intuizione di fare i forum territoriali. Domenica scorsa abbiamo fatto quello dell'Emilia Romagna e ho partecipato a questo, e invito l'amico eventualmente a partecipare al prossimo per star dentro a questo percorso. Ecco, però l'ho detto lì e lo ripeto qui, per a fare questa apertura non si può fare delle sperimentazioni guidate già a livello nazionale con criteri o metodologie proposte o cose di questo tipo, proprio perché il forum non ha funzione decisionale, perché è l'AICAT che ce l'ha. Il forum può solo raccogliere le esperienze, coordinarle se è possibile, ma magari anche diffonderle, perché a volte alcune buone pratiche che nessuno aveva pensato e che però in quella località è andata bene e si è fatta, può diventare una cosa da imitare da un'altra parte. Allora, se il forum riesce ad essere questo diffusore di esperienze, e finisco, è una proposta che faccio. Allora vanno bene tutte le esperienze, però se vanno bene tutte le esperienze non ci si mette il cappello preventivo. Ecco, si fa le verifiche e le adozioni, diciamo, dopo, post, se no l'apertura è finta. Ecco, questo volevo dire. Scusate, posso avere 10 secondi? 10 secondi. Quello, allora, per rimanere in argomento, credo che quello che oggi ci hanno chiesto è di esprimere un voto, se accettare o no il percorso, che riassumendolo in modo forse molto semplicistico, sta nel avere la possibilità ognuno di noi, membro di club, di una crescita personale, affinché possiamo ognuno di noi diventare insegnante nel club, nelle scuole, nel territorio, con l'associazione, e crescere tutti per portare avanti e moltiplicare i nostri Caleb. L'intento è questo, come ha detto Mario all'inizio, ha detto una parola chiave: sperimentale. Qui nessuno vuole mettere il cappello, nessuno vuole mettere la firma, è un prodotto sperimentale. 2015 ci vediamo, anzi ogni anno ad ogni congresso tiriamo un po' di conclusione, 2015 indichiamo se la strada è giusta o cambiarla. I prossimi interventi, per favore, molto veloci. C'è Franco, Mara e Lambert. Vi chiedo molta velocità, per favore. Ora funziona. Velocissimo, perché vedo una precisazione ad anello, è dovuta, credo, rispetto a sia a WACAT sia a PESTUM. Io ho visto una lettera in cui si diceva chiaramente che Ennio Palmesino, col tutto rispetto delle sue posizioni,
Non poteva andare in giro per il mondo a dire che i club erano ancora alcolisti in trattamento, ma che era stato cambiato il nome. Allora, se l'educazione continua lavora sull'assenza della parola alcolismo e alcolista, non è la stessa cosa se lavora sul concetto di alcolista, alcolismo, trattamento. È come se io dicessi che è la stessa cosa se dico che l'alcolismo è una malattia del cervello. Posso dirlo e posso anche documentarlo, ma non faccio la stessa forma di educazione continua. Poi andarsi a trovare reciprocamente, per carità, però ognuno è giusto che porti avanti la scelta che ha fatto. A Pestum eravamo in tanti a fare una scelta sofferta, non di trionfo, di vittoria di qualcuno. A me recentemente mi è stato attribuito che abbandono l'ICAT e vado ai club degli alcolisti in trattamento. Giro un posto da cui risulterebbe questa mia abiura, e la Laura Musso pare vada in giro con questo foglietto a dire: adesso Marco Mini ha capito, si è sbagliato, e in realtà anche lui è dei club degli alcolisti in trattamento. Signori miei, Pestum è stato fatto nel 2010. Adesso decidiamo verso quale strada. Dall'altra parte, e giustamente dico dall'altra parte, credo che abbiano programmi, educazioni, linguaggi, dove c'è un alcolista, è in trattamento insieme alla sua famiglia. Il club alcolologico territoriale non ha l'alcolista, non c'è un trattamento, tutti sono membri di club. E non è la stessa cosa. Allora, se diciamo fuori che è la stessa cosa, tutti ci chiederanno: ma perché cavolo avete cambiato nome? Chiedo scusa, sono Bruno Pierluigi, sono il presidente dell'Arcat Piemonte. È dal 2008 che stiamo parlando del forum, di questo e di quello. Noi come Piemonte finalmente, penso dopo 10 anni, siamo riusciti a fare un pullman con 50 persone, saremo un'ottantina quest'anno qui. Se andiamo avanti così, siccome alle 4:30 massimo, siccome alle 4:30 massimo le 5 per ragioni logistiche devono partire, rischiano di aver fatto un viaggio per nulla, essere venuti qui per votare per il forum e di andarsene a casa con le pive nel sacco. Grazie. Mara? Lamberto? Ma, brevissimo, ma io credo che va precisato un discorso, che noi siamo in un percorso continuo e che i cambiamenti non sono facili. Non è che si cambia dall'oggi al domani. Allora manteniamo il discorso del forum, che è un luogo di confronto aperto a tutti, dove ci ritroviamo su certe idee e siamo disposti a confrontarsi con tutti, anche con quelli che la pensano diversamente. Questo è l'elemento fondante del club. È aperto a tutti, comunque la pensiate, purché siate disposti a confrontarsi. E il forum non fa altro che riportare questa cultura del club all'interno della nostra metodologia, per renderla più democratica possibile, in modo che tutti possano dare il loro contributo. Due cose volevo dire soltanto, e purtroppo non so se vi piaceranno. La prima è il fatto che si parla molto probabilmente da un po' di tempo si sta parlando di organizzazioni a cerchio, tutti alla pari, tutti quanti, però sappiate che neanche nelle nostre ATE, almeno io parlo per la mia ATE, molta gente non è convinta, continua a pensare che ci siano persone di serie A e persone di serie B dentro l'ACAT, questo lo posso dire per dato di fatto, che ancora pensano che servitori insegnanti alla riunione partecipino soltanto quelli che hanno un club e quello che sta lì aspettando di averlo, no, deve star fuori, pensano ancora a questo, ce ne sono molti, ma questo è un problema, diciamo, spero sia un problema soltanto di Grosseto, perciò ce la caveremo noi.
Io una cosa mi preoccupa, a me mi piace la faccia del forum, anche se sono state usate molte volte le stesse, si stavano proiettando le stesse cose, in due, in tre hanno detto la stessa cosa, forse si poteva evitare, ma questo va bene, questo io condivido. Però a me stamattina una cosa mi ha preoccupato, stiamo parlando di andare avanti, stiamo parlando di tante cose, poi però i club sono calati, le famiglie sono meno, che frequentano i club sono meno, però gli alcolisti aumentano. Forse noi qualcosa ci dobbiamo, questa domanda ce la dobbiamo porre, perché se no che facciamo? Lavoriamo, lavoriamo per fare, poi caliamo le persone che frequentano le persone meno, ma quelli che bevono sono di più. Vabbè, finito. Io mi chiamo Sambuchi Vincenzo, vengo dall'Umbria, sono servitore insegnante da un anno. Devo dire che sono venuto oggi solo, perciò non so interventi di... Comunque sto uscendo da una confusione incredibile. Cioè, no, cerco di farmi delle domande, cerco di farmi domande come quella del Signore. Cioè, mi sembra che ci siano cittadini di serie A e cittadini di serie B, da quello che sento un po' fuori. E questo mi dispiace tantissimo, perché io ho preso a cuore, diciamo, stare nei club, neanche fare il servitore insegnante, stare con delle persone che hanno dei problemi come me o sono passati da un percorso lungo come il mio. E qui per davvero vado in confusione con tutta la mia buona volontà. Forse sarò stupido, molto probabilmente non riesco a capire queste piccole differenze che mettiamo in campo, minime differenze per una parola, per qualcosa di poco importante, di poco credibile. Perché la credibilità la dobbiamo noi con il nostro esempio di persone che sono al servizio di altre persone. Scusatemi per davvero, vado in confusione, mi dispiace, buonasera a tutti. Io penso che proprio nel documento appena letto del forum stia un po' la risposta nel cercare di eliminare le categorie, le serie A e le serie B, ma per riportarci tutti ad essere persone impegnate nell'approccio ecologico-sociale. Questo è il forum. Se qualcuno si sente cittadino di serie B in confronto di altri di serie A, quello è il luogo dove ognuno di noi può riconoscersi cittadino e basta. Ora, l'assemblea a questo punto, se ci sono altri interventi, continuo a dire che devono essere fatti. Se non ci sono, vi chiedo di esprimere un voto per andare oltre. Allora, tecnicamente mi pare che la proposta avanzata era quella di chiedere, diciamo, un consenso di massima perché si continui a lavorare su un programma sperimentale da definire attraverso dei gruppi di lavoro che portino al forum di febbraio dei contenuti, dei contributi per far sì che l'obiettivo di territorializzare l'educazione abbia anche, come dire, delle strutturazioni didattiche molto chiare, insomma dei percorsi molto chiari. Ecco, credo che questa sia la richiesta che il documento in qualche modo avanza. Su questo ovviamente credo sia stato sollecitato un dibattito, un pronunciamento, diciamo che c'è stato qualche sforamento di tema un po' a livello internazionale, però va bene, credo che oggi l'assemblea che adotta un modello di espressione del consenso, del dissenso, ovviamente come è stato già utilizzato ad Assisi, deve in questo modo pronunciarsi con un voto a favore, un consenso o un non consenso su questa proposta. Lo strumento, lo sappiamo, è quello della scheda azzurra o rossa se c'è la delega, in un senso o in un altro. Quindi chiediamo in questo momento all'Assemblea su questa prima proposta di pronunciarsi. Chi è a favore alzi la scheda rossa o azzurra, le schede. Perfetto. Ovviamente voi sapete che le schede sono state date non perché qualcuno ha deciso, sulla base di quelle che sono state le indicazioni delle ARCAT, sia ben chiaro. L'Assemblea è aperta a tutti, però ovviamente le ARCAT si prendono la responsabilità di indicare chi in qualche modo attraverso i club esprime il parere, diciamo anche la posizione di un club. Bene, chi non è d'accordo alzi la scheda.
Vabbè, mi pare che ci sia un consenso abbastanza cospicuo e quindi l'Assemblea approva. Grazie. Allora, passo adesso la parola a Manfredo e a Roberto per il tema che riguarda il cantiere delle associazioni. Mariella, allora, cambiamo argomento ma non troppo. Mi ha cambiato subito così. In quanto a partire da dal consiglio direttivo AECAT di Salerno del 2012 e in precedenza portata la proposta del gruppo appunto che lavora al cantiere Arriva del Garda nel 2011, è partita questa idea di lavorare sul significato dell'associazione, sul servizio dell'associazione e su quello che vorremmo condividere con tutti, sull'idea di associazione che potremmo essere domani. Per fare questo abbiamo lavorato in compagnia di Roberto Sanna e altri e per, diciamo, da febbraio ad oggi, per cercare di indicare alcuni obiettivi da condividere con voi e per promuovere appunto, come è scritto sotto obiettivi, una riflessione etica e pedagogica sul significato del valore del lavoro associativo. Perché il lavoro associativo nel nostro movimento deve trovare un valore ed una collocazione riconosciuta da tutti i membri di club. L'idea, il pensiero che ci accomuna è che l'associazione sia uno strumento essenziale per la vita del club, per la diffusione del club nel territorio. Deve lavorare in sinergia con il club, con tutti i membri di ogni club. Ogni membro di club deve avere il diritto di riconoscersi nella propria associazione che lo rappresenta. Questo è un diritto di ognuno, dal più anziano all'ultimo arrivato nel club, che debba avere la possibilità di questo. Per fare questo ci siamo dati esclusivamente tre semplici obiettivi, perché non volevamo che fosse un lavoro troppo dispersivo o troppo ampio. Gli obiettivi indicati sono, ovvero, attenzione a compiti di educazione alla cittadinanza solidale, ovvero sentirsi cittadini del mondo, come ha detto prima qualcuno, sentirsi attivi nelle nostre comunità. Questo dovrebbe essere un compito che l'associazione dovrebbe avere nei confronti di ogni membro di club. Avere attenzione alla rappresentanza delle istanze etiche e culturali del lavoro del club nelle relazioni con istituzioni e società civile. Fare una riflessione etica e culturale su chi siamo per sapere come proporci con il mondo fuori del club, nella comunità, sia con il privato che con il pubblico, con le altre associazioni e con i cittadini in genere, ma anche con le istituzioni, perché dobbiamo avere un'idea di quello che andiamo a proporre. Io, parlando con molti amici anche in Toscana, mi sento di dire che la difficoltà non sta a fare l'interclub, non sta nell'incontrarsi per la strada, è andare, anche un presidente di una piccola ACAT, vado dal sindaco e cosa gli dico? No, noi non dobbiamo andare a chiedere ai sindaci, a metterci in ginocchio perché ci aiutino, noi andiamo a offrire un servizio grande, una grande opera territoriale a costo zero. Signori, noi dobbiamo avere la certezza di questo, le nostre associazioni devono essere rappresentanza di club e sapersi offrire alla cittadinanza in genere. Il terzo obiettivo è quello di dare un contributo appunto alla costruzione di salute sull'alcol, quello che ho detto prima.
Però questo noi dobbiamo darci delle linee guida, delle indicazioni in cui ci riconosciamo tutti. Non è possibile che ogni ACAT, che ogni ARCAT abbia delle linee guida differenti. Dobbiamo avere l'abitudine allo scambio di buone prassi. Io da quando ho la fortuna di essere presidente ARCAT sono venuto a conoscenza di quello che fanno nelle altre regioni, ma con l'incontro con tutti loro, con il dialogo e con il parlarsi, grazie all'email, grazie al telefono, grazie a tutte le possibilità che abbiamo avuto, ci siamo inviati progetti, ci siamo scambiati atteggiamenti propositivi nei vari territori. Se noi non facciamo questo, brancoleremo ognuno nel proprio buio senza sapere cosa fa l'amico della porta accanto. Se qualcuno ha una soluzione del lavoro territoriale, se non ce lo scambiamo, non lo sapremo mai. Magari noi continuiamo per una strada che molto probabilmente, se trova le porte chiuse, è sbagliata e ci abbiamo una soluzione a portata di mano. Se non ce le scambiamo è una fatica inutile e troviamo le porte chiuse di continuo. Il cantiere delle associazioni serve a questo, non serve a dare il potere all'associazione, anzi serve a svolgere al meglio un servizio affinché i club si moltiplicano, come prima si è lamentato Azeglio, i club diminuiscano, le famiglie non crescano. Tutto l'obiettivo dell'assemblea di oggi è mirato alla crescita della famiglia e alla crescita dei club. La seconda pagina c'è? Sì, c'è tutto. Allora, per fare questo abbiamo individuato, e qui vorrei accanto a me Roberto che ci porta delle bellissime esperienze della Sardegna, alcune tematiche, perché non è che possiamo gettarci nella mischia così. Vi chiedo di leggerle attentamente e di elaborarle per 10 minuti e dopo risponderci. L'etica del servizio e della corresponsabilità in un'associazione che sia comunità di persone, famiglie, non di presidenti, persone e famiglie, ed una rete di azioni e di rapporti, ovvero cosa vogliamo fare e in che modo. L'ABC delle regole del funzionamento associativo, aspetti giuridici. Mi è capitato 3 mesi fa di incontrare dei membri di club che trovano delle difficoltà con il comune, ma non si sono ancora costituiti ACAT, non hanno uno statuto, non si iscrivono al volontariato. Queste sono delle porte chiuse. L'ABC del fare, buone prassi, nuovi programmi per educarsi a pensare ed agire nell'ottica della cittadinanza solidale e dell'interdipendenza con le reti formali ed informali del territorio. La comunicazione costruttiva nell'approccio ai problemi di relazione nelle associazioni. Lo vediamo di continuo quanti conflitti abbiamo, ma sono conflitti portati più dall'incomprensione per questa associazione che è un essere forse ancora sconosciuto, perlomeno poco condiviso nei club. Io non so se nei club leggiamo i verbali delle associazioni o ci dedichiamo un'ora al mese per parlare anche di cosa hanno detto i nostri presidenti. Da noi difficilmente. Ogni volta che il mio segretario di club tira fuori la lettera con il verbale dell'ARCAT, tutti in coro dicono, scusate volgarità, che palle, un'altra volta. Se non riusciamo a fermarci noi membri di club a capire cosa fare, dove andare insieme, saper fare insieme, continueremo a delegare per poi lamentarci. La comunicazione ed il marketing sociale. Questo è uno strumento completamente nuovo. Noi abbiamo una comunicazione fino a qualche anno fa poco funzionante all'interno, per niente all'esterno. Abbiamo visto che già in 3 mesi il gruppo della comunicazione AICAT ci ha fatto apparire in tutti i giornali in questi 3 giorni. Io non ricordo un congresso con una settimana di articoli in precedenza. Ma non è merito nostro, è merito di una comunicazione efficace. Forse noi non abbiamo gli strumenti e i canali giusti e dobbiamo affinarci su questo. Lascio un secondo la parola a Roberto sull'ABC del fare rete, che loro su questo forse sono molto più avanti a chiunque di noi. Lasciami questo.
Grazie Manfredo, non so se siamo molto più avanti, anche perché non siamo noi a doverlo dire. Intanto guardo la medaglia perché mi piace, magari la porto via. Prima di arrivare qui, poco prima di arrivare qui, ho provato a buttare giù quattro righe su quello che avrei dovuto dire. Come al solito non le leggerò, perché poi intanto non ho il dono della sintesi e quindi vi avviso da prima, abbiate un po' di pazienza e non addormentatevi. Queste quattro righe iniziavano già male perché pensavo di sbagliare il contesto, pensavo di iniziare con care compagne, cari compagni, invece no, cari amiche, cari amici, perché forse è più adatto alla circostanza. E a parte le battute, nella sostanza, io credo che sia necessario che capiamo una volta per tutte che a partire da il forum, che è un'esperienza che io personalmente, ma le famiglie in genere, stanno imparando a vivere, è necessario che capiamo l'importanza delle associazioni. L'importanza delle associazioni nel contesto delle associazioni. Guardate, molto tempo fa si diceva, ed era una frase fatta però anche vera, che le associazioni non vivono se non ci sono i club. Questo è vero. È anche vero, e domandiamoci, facciamocela questa domanda, se i club oggi possono vivere senza le associazioni. Io credo che sia molto difficile in questo momento, sia momento storico che politico. Il club all'esterno non ha una rappresentanza riconosciuta, sia giuridicamente che qualche volta eticamente e moralmente. È necessario che i club siano rappresentati a livello associativo, ed è necessario che questa rappresentanza sia delle famiglie, come i forum, la stessa cosa. Io, l'importanza del ribaltamento del tavolo, nel fare in modo che le famiglie siano i protagonisti di questo momento, di questo cambiamento, di questa consapevolezza di quello che vogliamo. A questo proposito, Manfredo faceva riferimento al fatto di quanto siamo bravi a fare rete. E posso portare solamente delle esperienze, cioè dei fatti con cui si è riusciti a realizzare qualcosa a livello associativo. Le associazioni, le ACAT sarde e l'ARCAT fortunatamente, ha ormai da anni intrapreso la strada della collaborazione con le altre associazioni. Questo è stato possibile perché noi da anni collaboriamo con i centri servizi del volontariato. Collaborare con i centri servizi del volontariato, in Sardegna si chiama Sardegna Solidale, vuol dire conoscere le altre associazioni, vuol dire interagire, vuol dire entrare nel merito delle e varie vicende e delle varie circostanze, vuol dire essere protagonisti consapevoli di quello che sappiamo fare, cioè dei nostri argomenti, ma anche dell'argomento più ampio. Per argomenti più ampi intendo che le famiglie dei club, essendo famiglie della comunità e famiglie competenti, che fanno parte di un'associazione a pieno titolo, come cittadinanza attiva, devono e possono partecipare alle attività che non riguardano solo esclusivamente i club, che non riguardano le problematiche alcol correlate e basta. Noi dobbiamo decidere una volta per tutte, no? Molto tempo fa io entrai a far parte di questa grande famiglia e ovviamente l'emergenza del problema, l'esigenza di pensare di risolvere un problema portava a vedere solo
l'esigenza di essere astinenti, di essere sobri. Noi dobbiamo decidere, penso che la sostanza del nome abbia deciso questo, se i club e le associazioni si devono limitare al pensiero di risolvere un problema. Io non credo che sia questo il nostro obiettivo, fine, ultimo e scopo in questo momento. Noi dobbiamo avere la consapevolezza che partendo da un problema e da una possibile soluzione di un problema, dobbiamo far parte attivamente del mondo che ci circonda. In questo congresso si respira finalmente un'aria nuova. Non so se sentite questa effervescenza, non so se sentite i giovani che partecipano a quello che è fino ad oggi, io guardo me, che ho insomma, un'età, quello che ad oggi è stato il nostro mondo, guardo la platea, guardo nelle riunioni ARCAT, nelle riunioni ACAT, vedo quasi sempre persone della mia età o poco meno. In questo congresso ho iniziato a vedere quello che può essere la strada dell'innovazione, il nostro presente e futuro. Nella mia realtà, nella nostra realtà, nella realtà dei club sardi, ho degli esempi da proporre. Hanno iniziato giusto il 3 settembre nell'ARCAT Sardegna a lavorare 5 deliziose ragazze, laureate fra l'altro, ma questo non è importante, è un altrettanto in gamba, non delizioso per gusti miei personali, ma in gamba, ragazzo, ad un progetto che parte da un bando a cui noi avevamo partecipato della Regione Sardegna, passato quasi in sordina, no? Perché era similare a un servizio civile. Questi ragazzi hanno iniziato il 3 settembre e sono a disposizione intanto dell'associazione, ma a disposizione delle famiglie, a disposizione della comunità tutta. Sono tutti ragazzi giovani, dai 26, 27 anni fino ai 30, 32. Hanno una opportunità di conoscerci, faranno ovviamente il corso, hanno un'opportunità di lavoro, hanno un'opportunità di cittadinanza attiva. Loro hanno portato una ventata nuova dentro l'associazione, perché non partono dal presupposto che nell'associazione ci sia perché sia un problema, partono dal presupposto che nell'associazione ci sia per fare qualcosa, per essere dentro la società, per contare nelle decisioni della società. Allora, se seguendo questa traccia noi riusciamo a appropriarci di quello che ci compete, a riappropriarci delle politiche sociali, a fare insomma politica, guardate, io non intendo dire partitica, politica, appartenendo al mondo delle associazioni, facendone parte, condividendo le buone prassi, condividendo i modi di andare avanti, progettando, partecipando, riuscendo ad essere attivi, andando al di là del problema. Ripeto, noi nasciamo per un problema specifico, ma dobbiamo andare oltre, dobbiamo andare oltre. Se continuiamo a pensare ai problemi dei club alcolisti in trattamento, dei club alcolici territoriali, non ne usciamo, guarda. Noi ormai sappiamo già da anni, no? Che non ci sono alcolisti e non c'è trattamento. Abbiamo tracciato una via, abbiamo sperimentato determinate cose, facciamo delle proposte, questo è il momento di renderle operative. Questo è il momento di fare realmente, seguendo possibilmente buoni esempi, seguendo possibilmente innovazioni e coinvolgendosi. Sappiate che noi siamo in grado di fare tutto questo, ne abbiamo le capacità, siamo una risorsa della comunità, cerchiamo di ragionare e di esserlo e di andare avanti verso questa falsariga, se no non usciamo. Se continuiamo a pensare di essere delle persone che si devono occupare di un problema
e di quanto siamo stati sfortunati ad averlo e quanto siamo fortunati ad averlo affrontato e basta, non abbiamo capito niente ad oggi. Il mondo dell'associazionismo serve a capire questo, serve a renderci protagonisti. Protagonisti, ma non nel senso dell'apparire, protagonisti nel senso di poter cambiare. Io credo, e penso di non essere solo a pensarla così, che è ora di cambiare, è necessario cambiare, è indispensabile andare avanti nel cambiamento e nell'innovazione. Grazie. Si sentiva il fiato sul collo, ha detto forse è meglio. No, no, va bene. Allora, per tornare a noi, con questo progetto del cantiere delle associazioni, comunque io mi auguro sia stato un po' abbastanza chiaro l'intento. L'intento lo vedete anche in questi giorni. C'è un po' di movimento rispetto agli ultimi congressi, forse, non voglio dire meglio o peggio, non sta a noi, i conti li faremo dopo, però cercare anche delle nuove forme in cui l'associazione si possa porre all'esterno. Vi chiedo se ci sono interventi, contributi, ben vengano, c'è un signore qua, un amico qua. Sono il presidente dell'ACT Germoglio di Quartuccio, in provincia di Cagliari. E lunedì ho un appuntamento con l'assessore ai servizi sociali, appunto perché, dato che abbiamo fatto tutto in regola, sta tutto in regola con l'ultimo congresso di Pestum, con tutte le indicazioni, e anche siamo iscritti all'albo del volontariato della regione. Siamo in rete con il centro di servizi del volontariato Sardegna Solidale e abbiamo preso la decisione con il presidente di aderire alla SAL Sodes, che sarebbero tutte le associazioni del volontariato della Sardegna, un migliaio, di aderire in rete. Non avendo la sede legale in casa mia, non avendo una sede operativa, ho detto ma lo facciamo in casa, però è poco socializzabile stare in casa. Allora mi hanno chiesto addirittura di chiedere al comune una stanzetta per mettere queste attrezzature. Ma le parole che ha detto Manfredo, infatti lo ringrazio per questo, e vado al comune non per chiedere, vado al comune questa volta. Poi rispondo come risponda, io vado al comune non per chiedere, vado al comune e gli dico: caro assessore, noi ti offriamo questo. Noi ti offriamo questo servizio di persone che hanno avuto questo disagio, vengono nei club, sono cambiate, quindi ti possono insegnare come si promuove la salute. Io vado a dire queste cose nel club. Queste cose all'assessore e a chiunque, d'ora innanzi veramente farò veramente tesoro da delle cose che ha detto Manfredo, perché a me mi ricaricano, perché devo chiedere quando noi siamo una risorsa che dà delle cose, che vogliamo cambiare la cultura generale della sanità. Grazie. Se posso permettermi di darti un consiglio, non andrei dall'assessore ad insegnargli come si produce salute, perché ti butta fuori. Sarebbe meglio andare a mettersi a disposizione. Dunque, io ci sarebbe dell'altro, ma dell'altro è tutta una proposta sperimentale, modalità di lavoro. Vi dico solo una cosa: quando tornate a casa, siccome manderemo tutto il lavoro per email ai presidenti ARCAT con la dicitura cantiere delle associazioni, chiedete ai vostri presidenti dei club, delle ACAT, mi date notizie sul cantiere delle associazioni o sul forum, visto che verrà diffuso, che non rimanga di proprietà delle tre persone solite, che diventi patrimonio di ogni membro di club. È questo che vi chiedo di fare, questo che dobbiamo fare. Penso che dovremmo esprimere, se ci sono altri interventi o no, un parere.
su questo, sempre con lo stesso strumento di prima, con l'alzata di mano con le schede. Ci sono interventi? Se no andiamo avanti. Chi è favorevole a proseguire sul lavoro alzi la scheda. Va bene. Chi non è favorevole? Diamo per approvato. Grazie. Bene, allora, credo che siamo... adesso si tratta di lavorare, quindi ci sarà una diffusione di documenti, ci auguriamo, come diceva Manfredo, che ci sia una socializzazione, però voglio dirvi che vi soccorrerà anche il sito dell'ICAT, nel senso che sul sito dell'ICAT, se i vostri presidenti dormono, vi sveglieremo, quindi nel senso che manderemo comunicazioni continue, come anche rispetto agli altri temi qui presenti. Dopo questo, un altro tema che avevamo discusso nel Consiglio Direttivo di Assisi riguardava anche le modalità di autofinanziamento, scusatemi, delle nostre attività, in modo particolare dei congressi. Noi sappiamo benissimo le difficoltà che anno dopo anno crescono. Sappiamo le difficoltà anche delle famiglie nel garantire quella che è una forma di liberalità. D'altra parte nessuno è costretto a dare un contributo. Sappiamo anche come purtroppo se si fanno le feste con i porcellini e con non ci sono i soldi per queste cose, perché chiaramente, come dire, la spending review è per i fessi, le cene luculiane per i dritti, per gli amici degli amici, i parenti e compagnia bella. Roma docet, ma non solo Roma. Allora, noi non viviamo di queste porcate e né tantomeno vogliamo campare dei residui delle feste del ricco e pulone. No. Noi in questo momento dobbiamo puntare anche su una economia limpida, pulita, sobria, e ci rimbocchiamo le maniche perché andiamo avanti noi, perché vogliamo essere da cittadini capaci di costruire un altro modello di governo delle nostre comunità. L'autofinanziamento credo che sia una strada importante che ci permette di essere liberi, di poter dire le cose senza essere ostaggi o ricattati da nessuno. E allora su questa strada credo che sia importante sviluppare queste modalità. Ma come sempre dobbiamo partire dal piccolo. Già chi è stato ad Assisi ha visto che quella semplice operazione dell'euro per Assisi ha permesso anche di dare una bellissima boccata di ossigeno anche per le attività di quel congresso. Un'altra iniziativa che è stata presentata in questi giorni, a cui potete concorrere, è sicuramente l'Agenda Club, che è nata proprio con lo scopo di sostenere anche quel congresso. Ma ovviamente oltre a Assisi abbiamo tutta una serie di attività, immaginiamo queste delle attività dell'educazione ecologica continua, le attività del foro, le attività associative, il programma di comunicazione. In tutto questo noi vi chiediamo ovviamente di sostenere anche le iniziative che partono dall'ICAT, il famoso CD verso casa mia, che è sempre un'opportunità non solo di autofinanziamento ma anche di conoscenza, di far conoscere un po' questa nuova modalità di comunicazione, come pure anche nel direttivo di Assisi abbiamo anche chiesto in qualche modo a chi viene ospitato nelle nostre assemblee, nei nostri congressi, e viene ospitato anche proponendo attività di tipo commerciale, di dare un contributo anche loro, visto che comunque in qualche piccolo forma di ritorno ce l'hanno, anche quelle che sono le spese di gestione di un congresso. Quindi la terza cosa su cui volevamo chiedere il vostro consenso, che su una proposta del direttivo, è se voi eravate d'accordo che chi partecipa con attività di tipo commerciale, chiunque al nostro congresso chiede ospitalità, possa essere, diciamo così, investito di dare un contributo spontaneo per quanto riguarda il finanziamento e l'autofinanziamento anche dell'iniziativa. Volevamo su questo chiedere un consenso sempre attraverso una votazione, ma prima della votazione ovviamente gradiremmo anche sapere cosa ne pensate, perché la votazione poi viene sempre dopo un dibattito. Ecco, noi vi abbiamo presentato con molta chiarezza, i contributi calano, il 5 per 1000 non ne parliamo,
Le spending review lasciamole come dire all'etica degli altri, la sobrietà noi possiamo insegnarla più che venirla come dire che esserne insegnati, e come dire i resti delle cene luculiane o del ricco e pulune se li tengano loro. Detto ciò, vorrei un po' sentire voi cosa ne pensate, qualche intervento, qualche suggerimento, qualche altra proposta, se stiamo sbagliando rotta, per amor di Dio. Un direttivo fa delle proposte, ma poi credo che questi siano temi sensibili che coinvolgano tutta la comunità, ed è la vita di tutta la comunità che oggi in qualche modo siamo chiamati anche a prendercene cura in qualche modo. C'è qualche... Guido, sì. No, volevo solo chiedere se devono pagare anche le nostre associazioni. In fin dei conti siamo noi. No, il problema è che noi in questo momento, al di là delle iniziative di autofinanziamento che qualche associazione può promuovere, quello è chiaro che non entra in conflitto con il nostro scopo. Il problema è se c'è la richiesta di uno stand per la vendita di un bene culturale o commerciale, io credo che un minimo di contributo vada dato. Scusatemi, vi faccio un esempio molto concreto. Camminando Insieme, ricordo Sforzina, ha sempre dato un contributo per il congresso spontaneo, al congresso di Assisi. Credo che sia una buona prassi. E allora su questo, che io ricordo con molta... quando sono diventato presidente AICAT ho visto da parte di Michele e di Marisa un contributo spontaneo non richiesto. Credo che sia un bel gesto di compartecipazione. Io credo che dovremmo ragionare, se parliamo di interdipendenza e di solidarietà e di corresponsabilità, ragazzi, questo significa anche mettere un po' mano alla tasca, no? Se no è bella l'interdipendenza, come dire, quando piace a me e no. Quindi in questo senso vorrei che fosse chiaro. Non si tratta di far pagare le tasse alle associazioni, ma semplicemente se io vengo e promuovo un'attività dove c'è un'attività commerciale, è chiaro che in qualche modo io, come organizzatore del congresso, pago delle spese anche per lo stand, in questo senso. Mi scusa, ma è giustissimo quello che lei dice, ma pensavo che fosse scontato. No, perché le richieste sono tante, le spese anche... A fronte di questo notiamo che purtroppo in modo indifferente si chiede e non ci si chiede come campa un congresso. E allora dobbiamo dirlo, non diamolo per scontato. Se siamo arrivati a dire questo è perché abbiamo capito che su questo c'è un atteggiamento di... Arrivano le telefonate e gli stand e gli spazi e le cose. Certo, va benissimo. Diamoci una mano. Non è una tassa, ma almeno un'attenzione, un contributo. Sì. Si sente? Sì. Ecco, io ti ringrazio perché hai chiarito in parte alcuni dubbi che mi erano venuti nel momento in cui sono arrivata qui e ho sentito parlare di educazione ecologica continua, ho sentito parlare di contributi, di circolarità, di condivisione partecipata, eccetera, e poi mi sono trovata di fronte a un mercatino. Sinceramente mi ha lasciato perplessa. Perché vedere che io ho comprato un CD, ho comprato un libro, e dopo però mi sono chiesta, ma si parla di trasparenza, di correttezza, eccetera, però ho dato dei soldi, non mi è stato detto se questi soldi sarebbero stati dati, nel caso del libro all'autore o in parte anche all'associazione. Mi sono fatte delle domande. Adesso tu mi hai risposto in parte, però mi chiedo, si può far pagare gli atti del congresso 2010 5 euro? Cioè, si può far pagare un CD 10 euro che ha a che fare con le scuole territoriali perché una persona ha fatto un'esperienza e le ha messe? Ora dico, capisco che la cultura a volte ha sicuramente
un valore, ma molto spesso sta diventando anche un prezzo. Però il discorso è questo. Tu hai detto giustamente che ci sono delle spese da sostenere per un congresso. Noi abbiamo un bilancio ogni anno che pubblichiamo e discutiamo all'Assemblea di Assisi, sì certo. Però ecco, quello che mi chiedo è appunto questo, cioè come i soldi che ho dato a chi vanno? Dipende a chi l'hai dati, se li dai al banco dell'ICAT saranno nella voce donazioni, liberalità o contributi. No, rispetto a questi oggetti che ho comprato, cioè vanno all'autore di questo CD, vanno all'associazione, adesso ci stai chiedendo di votare in funzione di questo? No, noi chiediamo la libertà ovviamente di poter presentare contributi che riguardano ovviamente, non penso che siano collanine, sono collane di CD. Perché fare le collanine, allora se le collanine servono per autofinanziare le spese di amici che vengono dal Brasile hanno un senso, se sono collanine per attività così mi sembra un mercatino un po' particolare, un mercato equo solidale ha una sua dignità etica, un altro tipo di mercato non lo capisco. Che poi l'autore voglia vendere, come succede legittimamente, un prodotto che nasce dalla nostra cultura, ben venga. Noi chiediamo però a chi fa questo o vende altre cose di contribuire, di compartecipare di uno spazio che ovviamente fa parte questo del congresso. Allora, come minimo. A no, questo no, punto. Come minimo. Come, però è chiaro che se prossimo... c'è un autore che vende un CD e mette un prezzo, i soldi non vengono all'organizzazione del congresso, vanno ma all'autore. Chi è, cioè voglio dire, l'autore degli atti del... del 2010, chi è, chi sono, se è di tutti, cioè monetizzare una cosa che appartiene a tutti, perché? Questa è la mia domanda. Ecco, perché? Ma però che lo si dica se per finanziarci, sì, perché a me per fino adesso cioè, non è stato chiaro nel momento in cui ho comprato. No, noi quindi abbiamo, me mi, dispiace, mi dispiace se questo non è stato fatto e chiedo scusa, ma questo fa parte anche di un percorso di autofinanziamento, noi abbiamo proprio un autofinanziamento che significa questo in qualche modo. Sì, certo. Vale parlare con un microfono. Allora, soltanto per quanto riguarda gli atti del congresso del 2010, in cui organizzatore era l'ARCAT Campania, l'ARCAT. Immagino che ti sia stata rilasciata ricevuta dell'ARCAT. È un autofinanziamento. No, parlavi degli atti del 2010, mi sono permessa. Ah, ecco, bene. Hai nominato gli atti del 2010, ti ho risposto. Bene. No, noi siamo tenuti alla tracciabilità di ogni atto, abbiamo un collegio dei revisori dei conti che vuol sapere i soldi da dove vengono e come li spendiamo. Noi rispondiamo per l'ICAT, ti sto parlando per l'ICAT, per altri ognuno risponde per sé, non lo so, guarda. Sì. Certo. Allora, io sono l'autore, assieme all'amico Mario, dell'agenda AICA, no? È nata questa agenda, che gli amici di Trentini ci hanno lasciato fare a noi, perché erano un po' stanchi, roba del genere, per autofinanziare Assisi, per un semplice motivo, perché prima erano sempre due o tre regioni più camminando insieme che autofinanziavano Assisi, mentre facendo così sono le famiglie che finanziano Assisi. Questo è al banco dell'AICAT, la roba del banco dell'AICAT, tutto... I contributi, logicamente, il guadagno che si è dall'azienda, escluse le spese, va esclusivamente al congresso di Assisi. Questo, idem i CD che sono stati fatti lì al banco dell'ICAT, sia degli atti o di Muoio, oppure il kit per la scuola territoriale, per le scuole territoriali fatte con un progetto, o il manifesto dell'approccio ecologico sociale. Tutti quei soldi lì, cioè i guadagni, vanno tutti all'ICAT. I ricavi vanno tutti a autofinanziare l'ICAT, quello. Gli altri, io è anni che mi batto, dico, sono uno di quelli che mi è sempre battuto per il fatto, dal momento che noi diamo una vetrina importante, perché sennò non so in quali altri contesti andrebbero e chi fa le pubblicazioni anche inerenti al nostro sistema potrebbero divulgare il libro, un contributo minimo per coprire le spese del congresso, del convegno, roba del genere. Non chiediamo 1.000 euro o 5.000 euro, chiediamo 50 euro, cioè già il prezzo di un tavolo, se andiamo in certi congressi, ti chiedono 50 euro per il tavolo, di avere lì un tavolo e mettere su una coperta. Io credo che noi se chiediamo almeno le spese di chi ha la vetrina di 1.000-1.500 persone
per vendere il proprio prodotto, diciamo tra virgolette, io credo che non sia un rubare la gente. Dopo, se loro non fanno le ricevute o roba del genere, quello è un problema loro, non è un problema nostro. Questo è l'importante. Sì, sì, perché sembrano sempre argomenti tabù questi. Prego. Sì. Ecco, io credo, siccome a livello locale a Grosseto sono io che faccio i bilanci dell'associazione, e si sa benissimo tutti quanti che l'associazione vive per quel tot mensile che viene dato dai membri delle famiglie, che di quella cifra poi una parte viene data all'ARCAT regionale, e so che tutto quello che noi riusciamo a fare è perché presentiamo i progetti al CESVOT, quindi tutti i nostri finanziamenti sono questi. Se l'associazione nazionale, per i suoi scopi sociali e quindi perché questa associazione vada avanti, riesce a mettere su tutte le cose che può nell'ambito della legalità, ben venga. Sì, in questo periodo parlare sono qua. Sì, sono Antonio Longo, sono un servitore insegnante. Si è rialzato perché di Foggia. Prego, mi dovrei alzare? Va bene. Grazie, così vediamo. Okay. Vediamo. E allora dicevo che parlare di questi argomenti, tu hai detto che è tabù. Secondo me non lo è. Il problema è la trasparenza degli atti. E sottolineare questi aspetti in questo periodo ancora una volta e forse ancora di più da parte nostra credo che sia non solo una necessità ma direi quasi un dovere. Quindi se tutto questo serve a far emergere nuove culture, nuove possibilità, nuovi percorsi in un momento di crisi, è stato sottolineato, in cui c'è un aumento dell'alcolismo e la diminuzione dei club, beh, tutto questo va bene. L'importante, ed è una proposta, visto che tu hai parlato di certificazione da parte di revisori esterni che certificano i conti, che ci sia una trasparenza, che sia online, che sia al congresso di Assisi, che sia al congresso annuale, in modo tale che tutti si sappia che fine fanno questi soldi. Non vedo che necessità ci sia di scandalizzarsi se poi ci sono delle iniziative, tra virgolette, commerciali che aiutano a incrementare, a implementare la cultura, certo, dell'associazionismo e di questa diciamo, idea che noi tutti abbiamo. L'importante è che ci sia conflitto di interessi, ma questo non c'è. L'importante è che siano attinenti alle problematiche che noi stiamo trattando, certo. L'importante è che siano iniziative culturali, certo, ovviamente, e questo è il discorso, che non ci siano i mercanti nel tempio. Ecco, questo io l'ho sottolineato, ma era retorico, voglio dire, è ovvio che non ci sono i mercanti del tempio e che nessuno li debba cacciare via. Il rischio è questo, però in questo contesto dove il volontariato, noi tutti siamo qui, la maggior parte a spese nostre, e il volontariato, voglio dire, è la spinta, sottolineare questi aspetti credo che faccia ancora meglio. Tutto qua. Grazie. Prego. Grazie. Salve a tutti, sono Caterina Melisi, sono servitore insegnante della ACAT Il Germoglio. Volevo fare una proposta semplice, posto che certamente chi ha qui banchetti o propone testi o CD o quello che è giusto che lascia un contributo e vede lui che contributo dare. Io ho anche comprato qualcosa, ma viaggio con una valigia Ryanair e non la posso riempire fino a 20 kg, altrimenti dovrei una multa. Proporrei, se tutti sono d'accordo, così come si è fatto ad Assisi,
una cassetta, di mettere un euro che lo vuole mettere, ma voglio dire un euro non è chissà che, e lo diamo direttamente, e questa è un'azione diretta all'ICAT, alle spese del congresso, a quello che serve, senza passare attraverso nessuno. È una proposta, l'abbiamo fatta ad Assisi, ha funzionato. Se vogliamo farla qua, io la propongo. Scusate, Valentino Patussi, volevo dire, d'accordo sul discorso della necessità del finanziamento, premesso, ricordo, per le associazioni di volontariato e tutto il resto, tutte le vendite che state facendo sono tutte illegali commercialmente. Un'associazione di volontariato non può fare lucro e quindi a questo punto di vista non può vendere. Questo deve essere chiaro, no, di base è così. Poi se avviene una donazione è un altro paio di maniche, ma la vendita con il libro, col coso, eccetera, è una cosa tecnicamente non corretta. Poi noi lo facciamo, molte associazioni lo fanno, ma intanto questo è bene che lo abbiamo chiaro tutti. L'altro aspetto importante, io credo che da questo convegno in poi dobbiamo veramente pensare a come trovare sistemi di sostegno economico. Io lo chiamerei così, mi viene a dire usare il termine di sostegno economico, perché i centri di servizio erogheranno sempre meno, e comunico anche per la Toscana, dall'anno prossimo, ultimo progetto innovazione, poi i centri di servizio non finanzieranno e non sosterranno più le associazioni, sosterranno il sistema associativo in termini di servizi, di progettazione eccetera, ma non sosterranno più le associazioni con progetti finanziati. Quindi questo è un cambiamento notevole ed è legato a tutto il sistema della crisi e coinvolge tutto il sistema bancario, perché i centri di servizio si reggono sul sistema delle fondazioni bancarie. Quindi questo è importante, è un momento oggi, abbiamo un tempo davanti di un anno e dobbiamo veramente fare una programmazione, sviluppare la capacità di progettazione, capacità anche di collaborazione di più con le istituzioni pubbliche, Società della Salute, mi viene a dire, in Toscana o altre realtà, regione per regione. Non possiamo più pensare di avere, come dire, cose scontate da questo punto di vista. Dobbiamo usare le capacità di rete e le capacità creative. Credo che questo è fondamentale. Per quanto riguarda il finanziamento non d'accordo, ricordiamoci però che tutta quella vendita là è non legalmente corretta. Grazie. Sì. Non si sente. Non è così. Informatevi. Allora, le associazioni di volontariato possono fare anche attività commerciali, salvo che siano in regola con le leggi fiscali, e che gli utili derivanti da queste attività commerciali servano allo scopo sociale. Esatto. Sì. Ok, grazie anche della precisazione. Sentiamo Maria Antonia Papapietro. Sì. Allora, io ho fatto delle cose per i sei sabati e così sono andata, insomma, a guardare un po' dei documenti sul volontariato. Cioè ho preparato un lavoro. Naturalmente, cercando documenti, ho trovato una cosa che mi ha molto incuriosito, nel senso che, allora, l'anno scorso, nel 2011, è stato fatto un congresso nazionale sul volontariato. Allora, il volontariato, praticamente, in questo congresso sono state sancite due cose molto importanti. Una è che il volontariato, il principio del volontariato è la gratuità, e l'altra è che, adesso io dico, la dico così, ma naturalmente io credo che noi abbiamo anche il dovere, perché parliamo di cittadinanza eccetera eccetera, di cercare di capire. Allora, l'altro principio è che i gruppi di autoaiuto, o quantomeno i gruppi che lavorano per se stessi, allora non dovrebbero far parte più del volontariato. C'è un documento ufficiale, nel senso che questo è un principio, è
in questo documento poi si diceva che c'è ormai tutto un movimento che sta cercando di fare e di aderire a progetti, disegni di legge eccetera, molto importanti. Allora io mi chiedo, ecco, cioè perché io credo che queste cose le dobbiamo conoscere, le dobbiamo sapere per cercare di chiarirci anche noi dove siamo. Ecco, io vi invito a leggere chi fa parte, io penso che nel direttivo, mi ricordo, nel direttivo nazionale c'era qualcuno che si occupava del volontariato e che partecipava a questi congressi, però c'è un documento ufficiale che parla di questo. Allora io mi chiedo perché, a proposito di finanziamenti, della nostra modalità di essere, di poter partecipare diversamente, se possiamo aderire a un disegno di legge, insomma. Io credo, forse non, se, apparentemente sembra che non c'entra niente con questo discorso, ma secondo me un po' c'entra. Ecco, io lo dico così. Sì. O su questo Roberto dare qualche dritto. No, guardate, non solo nel 2011, ma anche quest'anno, poco tempo fa, un mese e mezzo fa circa, c'è stata la conferenza nazionale del volontariato che ha ribadito, tra le altre cose, il concetto di gratuità, questo è vero, ma tutte le associazioni cosiddette di automutuo aiuto, a seconda delle finalità e degli scopi che hanno, possono essere sì suddivise nell'ambito sociosanitario o di promozione sociale, ma sono a pieno titolo associazioni di volontariato. E a pieno titolo possono partecipare a tutti i bandi pubblici, sia nazionali che regionali, che provinciali, che comunali, e usufruire di fondi pubblici per portare avanti gli obiettivi che si prefiggono. Questa è una notizia ufficiale. Va bene, scusate, io penso che questo sia anche tema del cantiere delle associazioni, da sviluppare su questi aspetti, che sarà sicuramente un tema importante. Il gruppo di lavoro nazionale lavorerà anche sull'organizzazione dei momenti formativi e quindi recepirà anche sicuramente, grazie al contributo di chi ci lavora. Volevo portarvi anche i saluti di Giorgio Reali, che in questi giorni sta proprio in un convegno del genere a Torino, e sicuramente avremo la possibilità di approfondire anche questa suggestione che Maria Antonio ha così messo qui in discussione nell'assemblea. Il tema, dicevamo prima, è delicato, e credo che anche quando Valentino prima ci invitava a riflettere, è quella, se mi permettete, l'istanza etica che ha mosso anche in parte questo nostro discorso. Credo che effettivamente nel momento in cui si organizza un congresso noi dobbiamo anche aver chiaro come ci muoviamo, esigenze di trasparenza, non chiedere un prezzo, ma chiedere un contributo, indicare la finalità del contributo e ovviamente riportarla nei registri sociali. Come AICAT sicuramente ci impegniamo, lo stiamo già facendo, ma lo faremo in modo più chiaro. Quello che sicuramente ci impegniamo a fare è che su ogni prodotto che eventualmente metteremo in diffusione, noi chiediamo chiaramente un contributo che sarà destinato ad attività precise, come per Assisi, l'agenda o l'euro, così anche per altre iniziative, come è stato per il CD. Almeno come AICAT, quello che cade sotto responsabilità dell'AICAT è questo. Ovviamente l'organizzazione di un congresso significa anche che chi poi arriva e presenta queste attività, in qualche modo credo che sia importante che si rifaccia anche alla normativa esistente, per evitare, amici miei, che tutto sommato poi abbiamo problemi con finanzieri che vanno girando che ci potrebbero mettere anche in difficoltà. Quindi io credo che questa sia una cosa che come AICAT abbiamo interesse a chiarire e a essere rigorosi. Invito anche altri che in qualche modo svolgono attività
di tipo commerciale assolutamente legittimo, a prendere in considerazione il richiamo che Valentino ovviamente stava facendo. Credo che questo vada approfondito. E ovviamente questo significherà anche per i prossimi appuntamenti e congressi arrivare a trovare una linea condivisa che ci permetta di rimanere nell'alveo della legalità. Sì, io ti faccio una proposta, penso sì. Che è importante, visto che si parla del laboratorio delle associazioni. Certo. Informatevi correttamente, certo. Perché non è in quel modo da un punto di vista commerciale e legale, certo. E date le indicazioni alle singole ACAT su come si possono muovere. Beh. Perché l'entrata di questi soldi non legalmente e correttamente non è in questo modo. Quindi è importante, ci sono delle forme, e quindi dare delle linee guida su questo, certo. Aspetto credo che è fondamentale per conoscenza tutte le ACAT. Perfetto, mi sembra un suggerimento da raccogliere. L'ultimo intervento, prego. Sono Sergio Lupi del Club Marlia di Lucca. Io vorrei proporre una cosa. Lei ha detto prima giustamente che ci sono dei professionisti, dei revisori ufficiali dei conti che controllano ovviamente i bilanci dell'Associazione Nazionale. Ma bisogna fare, secondo me, come ho sentito altre persone che hanno intervenuto, anche una chiarezza nel contributo dai club, cioè dalla periferia al centro. E quindi costruire dei modelli che si possono costruire benissimo col computer, eccetera, e controllare, questo è importante, controllare dalla periferia al centro. Poi è chiaro che i revisori ufficiali faranno il loro controllo a livello nazionale, ma nel bilancio finale, ma ci vuole questo controllo. Perché se no la trasparenza non esiste. Io penso che il percorso sia dal club all'ACAT e dall'ACAT all'ARCAT, perché all'ICAT arrivano i contributi, le liberalità delle ARCAT in qualche modo. Allora lascia l'euro per Pisa, lascia l'euro per Assisi, lascia che l'ICAT chieda un contributo per la stampa e la diffusione degli atti o per un CD promozionale. Il resto è chiaro che è tutto un percorso, come diceva anche Valentino, che dobbiamo in qualche modo andare a costruire, e dobbiamo, io credo, anche in un'assemblea che potrebbe essere quella di Assisi dell'anno prossimo, anche arrivare a certificare e a condividere. Credo che la suggestione sia importante, proprio per una questione di etica delle relazioni. Allora, qua c'erano delle proposte che io non credo siano in antitesi. Quella della raccolta spontanea della cassetta che gira anche qua come ad Assisi, ma c'è anche quella della contribuzione in qualche modo per chi ha chiesto ospitalità per la diffusione di attività commerciali. Però a questo punto mi sorgeva una domanda. Nelle more di un chiarimento anche di queste attività che Valentino suggeriva, credo che forse in questo momento potremmo, in attesa di Assisi, dell'assemblea economica che andremo a fare, potremmo tranquillamente anche aderire alla proposta dell'autofinanziamento con una raccolta spontanea, il contributo in assemblea, proprio per andare poi a chiarire quegli altri passaggi che sono più delicati. Perché se oggi noi andiamo a stabilire che è importante che qualcuno ci dia un contributo, ma sto contributo non ce lo possono dare perché l'attività, come ci ammoniva Valentino, forse non sarebbe legale, e andiamo a chiedere tra virgolette una tangente, quindi forse è il caso che ci documentiamo su questa cosa. Quindi credo che forse la proposta più immediata e anche più pulita è quella di chiedere un contributo spontaneo, una cassetta che mettiamo o qui o alla segreteria ICAT, dove volete, già da domani oppure dal prossimo congresso, e chiedo su quei da domani? Da domani? Ora, vabbè, c'è già lo scatolo qua, ci portate le schede e cominciamo a dare l'euro, va bene? Un euro per Pisa, ragazzi, va bene, un euro per l'ICAT, va bene così? Inviterei che, certo, chi ha esposto magari qualcosa più di un euro, ecco, in qualche modo, almeno in questo senso. Allora diciamo che su questa proposta esprimiamo un consenso, un dissenso. Chi è favorevole, voti. Bene. Chi non è favorevole, lo dica.
va bene, d'accordo. Grazie, grazie, grazie per questa proposta. Allora, sono le 5:25, sembra strano, ma credo che possiamo anche pensare di andare verso la chiusura del, diciamo, di questa assemblea, che credo sia stata costruttiva. Sugli altri temi vi ho già dato un annuncio, ma siccome non c'è nulla anche di definito su cui andare a discutere, rimandiamo con buon senso al prossimo appuntamento assembleare, dove avremo sicuramente qualcosa di più concreto da dire e da fare. Ecco, sì, sì, non andate via, perché non è, è chiusa l'assemblea, ma non l'assise, perché qui abbiamo un ospite importante, che è il dottor Emanuele Scafato dell'Istituto Superiore di Sanità. Credo che sia importante questo momento. Emanuele Scafato ha accettato, e lo ringrazio, questo invito. Per cui vi prego cortesemente di continuare a stare qui. Abbiamo smesso di parlare di problemi, di tabù, di casi. Cerchiamo adesso di ritornare un po' nella cultura un po' più alta e meno organizzativa. Per il gruppo delle conclusioni, mi dice il presidente dell'Arcat Toscana, è bene che c'è una proposta, presidente, venga qui. Sì. La proposta è quella che per il gruppo delle conclusioni noi avevamo pensato, ogni congresso deve concludere, deve elaborare un documento da diffondere. Avevamo pensato naturalmente alla presenza dell'ufficio di presidenza AICAT, Ornello e Mario. Credo sia dovere esserci pure io come Arcat Toscana, come ospitante, e poi tutti i conduttori, ovvero coloro che hanno raccolto gli interventi nei vari laboratori e comunità aperte, oltre naturalmente a un moto spontaneo, chi vuole partecipare. La domanda è quando ci troviamo, la domanda è quando ci sarà questo incontro, questa sera? Per forza. Cena e... Scusate, la cena possiamo fare un po' di silenzio per favore? Sì, vediamoci. Allora, io adesso non ho il programma. Presidente, mi dia delucidazioni sul programma adesso. Il programma è qua. Ecco, lo so. Allora, per il gruppo delle conclusioni credo che dovremmo darci appuntamento. La cena a che ore è, Presidente? Alle 8. Allora diciamo che ci vediamo alle 9, va bene, il gruppo di lavoro sulle conclusioni. Ragazzi, la serata sociale al chiosco di San Michele degli Scalzi. No, è qua. Ah, è qua? Sì. Allora, un po' di conclusione, un po' di San Michele, va bene? Buono. Mi dispiace, ma si lavora, ragazzi. Allora, mentre invito il dottore Scafato ad accomodarsi...